Se ve devo dire la verità, mi sembro quasi una persona seria che ha la barba, oh. Quasi un professionista. E manco me la curo, niente, forse fa pure schifo, vabbè, sti cazzi. Buonasera a tutti e bentrovati, non vi potevo lasciare anche con un video del giornata perché non vi posso lasciare sguarniti. Allora, parto de fretta e de furia, perché oggi si è presentata una mosca, un tarlo, che ha cominciato a dirmi delle situazioni, no? Mi ha parlato di una Toyota, mi ha parlato di un accordo tra la stessa Roma e la Toyota, come magari back sponsor al posto della Hyundai, e poi si è allacciato ad un discorso chiamato stadio, dove sembra che proprio la stessa Toyota sia il fondo sovrano per questo stadio. E mi ha dato un paio di dritte, mi ha dato un paio di dritte. Ovviamente l'avvento di una Toyota, intanto come sponsor o come back sponsor o sponsor principale prossimamente sulla maglia Roma, sarebbe qualcosa di eccezionale per i soldini che ti entrerebbero nelle saccocce, tanti soldini che entrerebbero a favore e nelle casse della Roma. E poi anche per la questione stadio, perché per come mi hanno parlato sembra che veramente sia addirittura d'arrivo questo stadio a Pietralata con questa Toyota già pronta dietro le quinte. Questo è un tarlo, una mosca che si è depositata, capito? Si è mossa e si è posata qui sulla spalla, ma io voglio sempre verificare, voglio sempre confrontare, avere riscontri. Però intanto stasera ve ne ho parlato perché è un tarlo che mi hanno messo a me, sono delle cose che hanno detto a me, io le condivido con voi, ma le devo incrociare, prima di dire sì, è una fonte mia, è una notizia mia, le voglio incrociare. Però vedendo anche come opera questa società, perché ve le riporto? Perché potrebbe essere realmente la realtà. Pensa realmente in realtà, senza il cazzo il gioco di merda parole che ho fatto. Potrebbe essere proprio la realtà, visti i rapporti che ci sono tra la Toyota e la nostra presidenza, che sono lì primi nel Texas, insomma, sul mondo Toyota per vendite, per situazioni, ci ho capito un cazzo. Cioè, se potrebbe stare, potrebbero essere realtà questo ronzare. Però aspettiamo riscontri. Ma in tal caso, se verifichi e arrivano conferme, ripeto, tanta roba, eh? Tanta roba adesso e con lo stadio. Sul fronte mercato, ragazzi, Belotti arriva, è uscito Carles Perez, mo esce Kluivert, arriva. A me mi confermano quello che anche oggi, quello che vi dico ormai da giorni. Belotti dovrebbe entrare per quello che mi dicono, se esce Shomurodov, ad oggi questo accordo vicinissimo col Bologna non c'è, a meno che non si stravolgano le carte. O la Roma si accontenti di un diritto, di un prestito con prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a un tot, oppure loro accettano l'obbligo. Oppure ci si viene incontro un diritto di riscatto, sì che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni, presenza e gol del giocatore. Ma tutto sto accordo vicino ancora non me lo danno. Ci si sta lavorando, la Roma sta lavorando per far fuoriuscire Shomurodov, per mandare via Shomurodov. C'è ancora il Torino dietro, c'è un Wolverhampton oggi mi dicono un po' più defilato, ma per far entrare Belotti a me mi dicono che deve uscire Shomurodov. Questo è un pensiero personale, per me verrà fissata, c'è una, no, verrà fissata, c'è una deadline, perché Belotti quanto te può aspettare nell'eventualità ancora? Sabato parte il campionato, non può rimanere ancora senza squadra, quindi deve essere da qui entro giovedì, deve muoversi e smuoversi un qualcosa. Per forza. Per quanto riguarda, attendiamo e vediamo. Se può solo attendere e vedere, solo attendere e vedere. Per fronte difensore, vado rapido e spedito. Ad oggi il nome più gettonato è Bailey, anche se manca quell'affondo, no? Quel partire con la trattativa per chiudere, per provare a chiudere con questo Manchester che ti ha dato disponibilità senza problemi. È un uomo richiesto da Mourinho. Bene, è stato richiesto a Mourinho. Tutti ti mancano pochi dettagli, stiamo ai dettagli. Oggi si chiude, ancora non è come dicono gli altri, per quello che risulta a me. Ma la Roma il difensore lo farà.
come se a Sciascio Muroto avventerà Belotti. Questo è. C'è ancora da limare, da chiudere bene, ancora incastrare i punti e il cerchio, ma se dovrebbe fare. Una volta uscito Sciascio Muroto si deve fare, si dovrebbe fare sto Belotti. Chiuso Belotti, se esce Sciascio Muroto, la Roma prende un difensore e il mercato della Roma è concluso. Il centrocampista non lo fa, ragazzi. Anche perché Bove ha scalato gerarchie, Bove ci crede tanto Mourinho, Mourinho gli vuole dare fiducia, Bove merita fiducia e in questa Roma farà il quarto di centrocampo, Edoardo Bove. Per me va bene, prendiamo magari Belotti, prendi un difensore e il mercato è chiuso. La Roma sta agendo tanto, si sta adoperando tanto dopo Carles Perez, Vigliare, Veretù, Fusato, capito, Reno, si sta adoperando tanto per uscire, per fare ancora uscite. Sto benedetto Kluivert e sto benedetto Diawara. La Roma sta forzando le mani per alleggerire la rosa e il monte ingaggi. Quindi sta lavorando e Pinto sta spingendo tanto sul fronte uscite. Questo me lo riconfermano anche oggi. Penso che vi ho detto tutto, ripeto, per la situazione stadio, Toyota come back sponsor e poi sponsor primario davanti la maglietta. Fronte stadio, sempre con la Toyota, mi devo informare. Il ronzio è arrivato, l'uccellino ha cantato, ma vanno verificate. Vanno verificate, ma ripeto, nel contesto, quello che mi è stato detto, per quello che è la società, per quello che può essere la prospettiva, potrebbe essere realtà. Quindi, attendiamo, fatemi lavorare, fatemi prendere notizie a riguardo e vediamo quello che succede. Per quanto riguarda Sciascio Muroto out e in Belotti, secondo me qualcosa si deve muovere, ripeto, entro e non oltre giovedì. Perché, ripeto, il campionato parte sabato, non so quanto Belotti realmente possa rimanere ancora senza squadra. Ne posso anche sbagliare, questo è un pensiero personale. Però qualcosa deve succedere forse in questa settimana. Ci vediamo tra poco in live sulla chat viola, stasera con due belle ospiti, la Robertona Petrelli e la Yolanda De Rienzo. Quindi vi aspetto a tutti, vi auguro una buona serata, ci aggiorniamo domani e sempre sempre Forza Roma.